di tirare un bilancio, credo che sia un'analisi giusta quella che hai fatto, un ottimo inizio di stagione, e adesso stanno avendo meno risultati, anche se secondo me le prestazioni non stanno mancando. Forse possiamo fare qualcosa di più, ma quello è in dubbio, perché se la Viterbese ha già vinto, ha fatto qualcosa in più di noi, questo è assodato. Però non stiamo mancando così tanto nelle prestazioni, stanno venendo meno risultati, e quindi dovremo trovare le soluzioni per invertire questo momento che dal punto di vista dei risultati non ci sta dando soddisfazioni. Lo sappiamo, con la massima umiltà lo accettiamo e cerchiamo di risolvere i problemi. Tanto sì, è giusto dire che abbiamo fatto meglio di Bisceglie, non abbiamo fatto una brutta partita stasera, però possiamo fare qualcosa in più, ma siamo questi, siamo spuntati o meno, siamo questi. Certo che dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare, questo è in dubbio, ma noi siamo questi, e gli stessi giocatori, ritorneremo, sono convinto, a fare risultato. Forse ci sta mancando, a volte, sai, le partite non sempre riesci a giocarle in maniera splendida e portarle a casa. Non abbiamo giocato male, oggi abbiamo preso due pali. Magari se una di quelle pali andava a gol, abbiamo subito un gol in maniera abbastanza stupida, quello sì, però ci sta. Ripeto, è un momento in cui ci gira male dal punto di vista del risultato, perché quando giochi, non giochi in maniera brillante come abbiamo fatto stasera, e magari in altri periodi non le perdi le partite. Questo è il calcio, in questo momento, mezza occasione, perdiamo la partita. È successo così, e lo dobbiamo prendere, dobbiamo fare i complimenti alla Viterbese perché ha fatto qualcosa in più di noi, e in maniera semplice dobbiamo continuare a lavorare e cercare di, adesso in questo momento abbiamo un po' le ali tarpate, cercare di ritornare ad essere quelli che eravamo prima. Non ho dubbi in questo, non ho sfiducia nella squadra, è la stessa squadra che questa squadra ci ha fatto, per un certo senso, sognare. Quindi io credo che ritrovarci, ma parlo di risultati, non tanto di prestazioni, perché anche in altre occasioni, nella stessa prestazione, abbiamo portato a casa la vittoria. E quindi parlo proprio dei risultati che vanno costruiti, ma con grande umiltà dobbiamo solamente tornare a casa, non disunirci, non cercare scuse, siamo noi i primi responsabili di questa mancata vittoria, e lavorare con umiltà come si è sempre fatto, e cercare fortemente di preparare la vittoria negli allenamenti per poi riproporre la domenica. Tutto qua, noi altre soluzioni io non ne vedo. E quindi non, se abbiamo subito una loro ripartenza, abbiamo fatto fallo, ma sono capitate le stesse occasioni a noi dall'altra parte, in cui loro hanno fatto dei falli e non siamo riusciti a concretizzarle. Credo che la partita si sia spaccata per una palla inattiva. È così, le vittorie si nascondono nei dettagli, e quel dettaglio loro sono stati più bravi di noi a portarlo a casa. E quindi, dal punto di vista difensivo, la squadra ha fatto una buona partita. Abbiamo giocato bene, non abbiamo giocato male, secondo me. Certo, potevamo fare qualcosa di più, ma il risultato che non è avvenuto, questa sconfitta qua, è figlia un po' del momento, di questo momento, che non riusciamo. Facciamo fatica a vincere, ma non per questo dobbiamo demoralizzarci. Dobbiamo comunque continuare ad avere entusiasmo, perché siamo una squadra molto giovane, e quindi qualche errore di gioventù lo dobbiamo accettare, e dobbiamo continuare a lottare. Non abbiamo altre alternative. La squadra sta giocando un buon calcio, non eccellente, possiamo fare di più, però non è neanche una squadra che oggi è venuta qua a Viterbo e ha subito la Viterbese in maniera chissà così clamorosa. Dobbiamo prendere quello che è di buono, e ripeto, con la massima umiltà lavorare. Non abbiamo altre alternative, dobbiamo solamente continuare a crederci. Meccanismi fuori casa, su campi in terra in cui non sono belli, si fa fatica a giocare, non possono venire gli stessi meccanismi che vediamo a Teramo, quello è assodato. Questa mancanza un po' di lucidità, o questa foga, io credo che venga perché non riusciamo a vincere. È un momento che non riusciamo a vincere. E questa squadra, io mi immagino i ragazzi che erano abituati a farci vedere grandi cose, a vittorie ogni domenica, e erano comunque sempre sommersi da complimenti. Oggi non riuscire a vincere credo che per loro sia frustrante.
e quindi questa frustrazione si scarica con eccesso di foga, con un po' di elettricità nell'aria. Credo che sia normale. Io come allenatore devo mantenere la calma e devo comunque mantenere un certo equilibrio, perché per loro quando vanno in campo è importante avere l'equilibrio e rimanere comunque lucidi anche in questi momenti. Le squadre con gli attributi si vedono in questi momenti e sono convinto che questa squadra abbia gli attributi, lo vedo dalle prestazioni che stanno facendo. E ci manca la vittoria, sì, ma la vittoria la dobbiamo cercare, ma la vittoria arriva, torna e basta una vittoria per poi ritornare alla normalità. Ripeto, siamo una squadra molto giovane e qualche errore di gioventù lo dobbiamo accettare tutti.